Il pranzo è servito. E come ogni mattina vi accompagniamo a pranzo dandovi una deliziosa ricetta. Con noi oggi c'è Anna la Monaca, Anna cuoca speciale su Facebook e su YouTube. Buongiorno Anna. Ciao Pio. Anna, allora sei nel clima di festa, sei completamente immersa nel clima di festa. Eh sì, il Natale è alle porte, non è alle porte, che dico, è alle portissime praticamente. Sì, perché ormai siamo pronti, mancano 10 giorni, questa poi tra l'altro è la settimana appunto che precede poi quella ufficiale delle festività. Infatti, infatti. Quindi oggi vi andrò a proporre un contorno sfizioso per il giorno di Natale o per il primo dell'anno, per sorprendere amici e parenti con un delizioso piatto all'insegna del gusto, un gusto ricercato, sapori raffinati. È una ricetta facilissima, occorrono solo 25 minuti per la preparazione e 45 minuti di cottura. Perfetto, allora procediamo con gli ingredienti. Il gratè di patate cremoso. Ingredienti per 4 persone: 1 kg di patate, 200 g di groviera, 2 uova, 1 decilitro di latte fresco, una confezione di panna, un po' di timo, prezzemolo, sale, pepe, 20 g di burro, una spolverata di noce moscata. Perfetto. Invece per quanto riguarda la preparazione? Ci mettiamo all'opera. Laviamo, sbucciamo e tagliamo le patate a fette di 2-3 mm. Imburriamo una pirofila e copriamo il fondo con uno strato compatto di patate. Saliamo, cospargiamo di erbe aromatiche e lo ripetiamo per più strati. Mescoliamo poi in una ciotola il latte con un po' di panna, un pizzico di sale, una grattata di noce moscata, una macinata di pepe. Aggiungiamo le uova sbattute a parte. Versiamo il composto sulle patate, cospargiamo di formaggio groviera a dadini, cuociamo il gratè di patate in forno a 200 gradi per 45 minuti finché tutta la crema di latte e di uova sarà stata assorbita e la superficie risulterà dorata. Serviamo in tavola una volta pronto. Diciamo che la cottura al forno donerà a queste patate un colore e una croccantezza perfetta e il risultato sarà da farti leccare i baffi. Perfetto, tra l'altro tu mi dicevi che questo è un contorno da accompagnare per i giorni di Natale o di Capodanno. Sì, ma non della vigilia, perché di solito alla vigilia si prepara il pesce. Esatto, questo esatto. È un contorno che può accompagnare la carne, un arrosto di vitello, di manzo. Questo. Però ti chiedevo, in realtà una cosa prettamente natalizia può essere cucinata anche no, in altri periodi? No, può essere cucinata sempre, anche la domenica, però ha un gusto molto particolare, quindi lo consiglio. Poi è molto semplice da preparare, gli ingredienti sono davvero facili da reperire e quindi è un risultato perfetto per le feste. Anche perché è giusto dare anche una piccola innovazione a quelle che poi sono i piatti della tradizione. Molto spesso qui a Napoli, giustamente anche magari disegniamo un po' i piatti moderni perché ci dedichiamo poi specialmente ai giorni natalizi alla tradizione, però è bello poi innovare un pochino, anche perché questo è un contorno, quindi ci sta benissimo poi vicino a quelli che sono i piatti effettivamente che si mangiano in quei giorni. Sì, sì, infatti. E poi, come ho detto, io punto molto sulla semplicità e quindi mi piace preparare dei piatti semplici ma gustosi, facili. Anna, vogliamo ripetere il nome del piatto e gli ingredienti prima di sì. Salutarci? Gratè di patate cremoso. Gli ingredienti per 4 persone: 1 kg di patate, 200 g di groviera, 2 uova, 1 decilitro di latte fresco, una confezione di panna, un po' di timo, prezzemolo, sale e pepe, 20 g di burro, una spolverata di noce moscata. Perfetto, e abbiamo già l'acquolina in bocca. Bene, bene. Un salutone a tutti, allora, buone feste. Anna, grazie mille per essere stata con noi. Poi noi ci sentiremo comunque anche la prossima settimana, anzi direi anche nei prossimi giorni, d'accordo? Certo, a presto. Grazie mille ad Anna la Monaca.